Ma sei una merda, anche questo è mio. Ma sei una faccia di merda. Che minchia è? Ce l'hai tu, faccia di merda. Questa cagata è barba. Vai. Ciao a tutti, ragazzi, da TFG On Demand. Come promesso, abbiamo il nostro. Aspetta, faccio vedere un attimo. Mia collezione di DVD vecchissima. Dove ci sono? Non ci sono tutti. CD, comunque. Sono film, videogiochi. Sì, ma non sono. Ma sei una merda, anche questo è mio. Ma sei una faccia di merda. Io li rubo un sacco di cose, ragazzi. Cominciamo dal primo. Un gioco del, non so, non mi ricordo di che anno. Brothers in Arms Road to Kill. Bellissimo, questo era mio, Road to Kill, no, scusate, Road to Kill 30. Beh, naturalmente senza CD dentro. Chissà dove è finito. È vero, chissà dov'è. Boh, l'avrò buttato. Qui c'è. Perché c'è cosa di Splinter Cell? Ovviamente c'è una cosa con Splinter Cell che non capisco perché c'è Splinter Cell. Sì, c'era anche una di gioco. Era un gioco bellissimo, Brothers in Arms. Ho giocato parecchio. Proprio ci tenevi anche tanto, Guarda che all'inizio c'è anche tutta la descrizione dei soldati che userete. C'era Caporale Hertog, Soldato De Sola, Soldato Hallen, Garnet. Cosa che apprezzo tanto i vecchi videogiochi è che c'erano tante di queste cagate. E non c'erano tutti che cazzo le gioco era completo, ragazzi. Sì, tu prendevi una cosa e andavi avanti. Secondo, Toca Race Driver, ragazzi, per gli amanti del genere. Toca Race Driver era un gioco molto. Cazzo, faccio ancora c'è il CD. Ci sono ancora i CD qua, oh. Oh, incredibile. Facciamo un gameplay. Mi sono fermato un attimo, c'è un blocco note con scritto U più R ends pink MP3 copertine before sunset. Comunque alla fine del video dovete dirmi cosa volete vedere di quello che vi sto mostrando, se un gameplay o anche film. Perché ad esempio adesso qua guardate abbiamo l'Alt-DVD della Guerra dei Mondi, ragazzi. È certissimo comunque. La Guerra dei Mondi non so di che anno è. Parliamone. Un film di guerra dove succhiano il sangue degli umani fino a cioè bellissimo comunque il DVD, come vedete, la Guerra dei Mondi. C'è bel film, se l'avete visto di meno. Adesso da questo, scusami. Che minchia è? Mappe, strade d'Italia 2004, vi spiego. Pensate, 2004, aveva preso mio padre un navigatore e lì c'era il CD per inserire le mappe d'Italia. Cioè, è della Finson, cioè praticamente, non so se... Della Finson. Scusami, è praticamente la cosa più becera che tu possa avere. Cosa abbiamo? No, un DVD bello. La grande storia della nazionale di calcio, ragazzi, era, pensate un po', questo c'è ancora in copertina, c'è Roberto Baggio, Totti giovanissimo, tipo in qua indietro c'è Dino Zoff, Italia-Germania 4-3 della Città del Messico, comunque questo, vedete, sono appassionato di calcio, mi vedevo i video. Ecco, adesso iniziamo un attimo, io inizio a incazzarmi. Perché quel gioco, che questo, Halo, è mio, il primo, Halo 1, ragazzi. Una settimana fa lo stavo cercando e stavo andando fuori di testa, perché voglio trovarlo, vedo se voglio vedere se mi gira. Ce l'ho io. Ce l'hai tu, faccia di merda. Ho rotto anche la copertina, che si entra. Sì, ti ho rotto la copertina. Potremmo no, però potremmo aprirle perché questo qua funzionava solo con Windows XP, se non sbaglio. Quindi dovremmo aprirle con la compatibilità. Possiamo vedere un attimo. Però se volete potremmo fare un gameplay di Halo 1, ma solo se volete giusto un video veloce. Ecco. Pezzo d'antiquariato, ragazzi. Pezzo d'antiquariato. Naturalmente senza la cosa più importante dentro. No, questa per chi non la conoscesse. È la memory card tarocca da 16 mega, che è una cosa allucinante per la PlayStation 2 ancora. Pensate, ragazzi, cioè mi viene da ridere, i salvataggi dei giochi potevi salvarli tutti in 16 mega. Cioè adesso un salvataggio di un gioco ti occupa giga momenti, cazzo. Sì. Dammi un attimo. No. Cioè, guardate il blocco note che c'è dentro. Per copiare lo stesso di prima, però inserisci la mia card nello slot 1. Quando ti appare la finestra sotto c'è scritto dispositivi con le frecce fai sulla card nello slot 2. Pensate che casino era da fare per copiare le cose. Tra questo è un vecchio CD di demo della PlayStation 2. Il CD per salvare dentro questa memory card andava prima inserito in un senso e poi nell'altro. Poi, quando volevi salvare, devi inserirlo nell'altro senso. Ma pensa a te cosa sto parlando. Dio mio, che schifo. Ma ce l'avevo anch'io sta roba qua. Sì, ma era utile perché avevamo tanti giochi, tanti salvataggi. Non mi andava di buttarvi i salvataggi in memory, oppure spendere salto di soldi in 50 memory card. Pertanto, avevo preso quella. Focus Games. È un gioco RS3. Era terribile. Però il disco c'è, quindi se volete, il disco c'è. Questo è un tipico CD fatto male. Rubato chissà dove. Questo, ragazzi, è un CD taroccato. No, non è taroccato, l'hai fatto tu. Sì, l'ho fatto io. L'ho fatto io, Italia campione del mondo. Questo era quindi del 2006. Ho fatto un CD del 2006. Sì, sono che c'è scritto CD2. CD2, è vero, ma non c'è il CD1. Ma non sappiamo dove sia il CD1. Dove appunto. Ah, eccolo. Avevo fatto una compilation. Ah, sì, c'è CD1 e CD2. Dei goal, dei goal, eccetera, dell'Italia 2006. E qua abbiamo ancora mappe, strade d'Europa, però, non d'Italia. Del.
2004 sempre. Quindi non usarlo, almeno non usarlo, perché ci perdiamo con questa cosa. Project Snowblind, te lo ricordi? No, no. Neanche io. Ah sì, due CD addirittura, due DVD. Ragazzi, guardate, due DVD, assurdo. Ma è una cosa incredibile. I requisiti consigliati per questo gioco, allora, minimi 1 GHz di processore, 256 MB di RAM. Wow. È una scheda con 64 MB di RAM. Cioè è un gioco molto vecchio, compatibile, pensate, con Windows 2000. E qua però passiamo già un po' più avanti con Need for Speed Pro Street. Non te lo ricordi questo? Sì, ma dai. Però il più bello era Android. Il più bello, ragazzi. Sì, il CD c'è. Quindi Need for Speed Pro Street. Dammi qua. Cosa vuoi dire? Ecco questo. Time Shift, ragazzi, qualcuno conosce questo gioco? Sì. No, eh? Apri, allora, un attimo, scusami. Aspetta, questo qui addirittura... Oh! Ma... Scusate un attimo. Notate, cioè, Time Shift è un gioco di calcio. Ah, qua ci sono delle demo. Ho capito. Qua c'è anche Euro Truck Simulator. E poi passiamo a... Oddio, un gioco della PlayStation 2. Mega Man 7, no, ragazzi. No, questa qui è la demo. La demo di Mega Man 7? Che era con... Non mi ricordo neanche con che rivista. Ecco qui, ragazzi, il CD della demo della PlayStation 2. Ve li ricordate? Quelli belli. Perché deve essere una rivista. Non penso che ci sia ancora Game Games o qualcosa. Le compravo spesso quelle riviste. Infatti qua c'è la demo. L'avevo comprata perché c'è, come vedete, la demo di Killzone. C'è scritto Killzone qua. E volevo provarlo. Killzone, assolutamente. Questo è forse uno dei più recenti che ho. PES 2009 per CD. Sì, perché gli altri ultimamente sono andati in digitale. Bellissimo, ragazzi. Splinter Cell, ragazzi. Double Agent, ve lo ricordate? Splinter Cell Double Agent. Vedete, qua c'è il DVD. C'è il DVD di Splinter Cell. E non c'è il CD2 di Splinter Cell, ma c'è la demo che doveva essere nell'altra custodia. Rinnegan invece ha tutto ordinato, lo vedrete. Sì, so, guarda, questa è vergognati. Unforgiven. Non è un gioco. WWE Heavyweight Champions. There is John Cena versus Brock Lesnar. Benoit Regal contro Batista e Ric Flair. Ric Flair. Chi si ricorda di Ric Flair? Chi se lo ricorda? Anche femminile, Trish Stratus contro Victoria. Comunque vi ricordo che io ce n'ho altri di questi, che non devo trovarli. Comunque questo è il meglio dell'Unforgiven 2004. Bellissimo. Guardavo wrestling in continuo, ragazzi. Oh, mi piace tipo The Rock, era il mio preferito sicuramente, insieme a Big Show e The Undertaker. Where is the Big Show? Ho anche il DVD della Royal Rumble, ragazzi. Dovrei averlo in giro. Dove c'è la Royal Rumble da 52 wrestler che si spaccano il culo a vicenda. Bellissimo, ragazzi. Però penso che il più vecchio sia Halo 1, sai? Allora, ragazzi, in teoria il più vecchio era Brothers in Arms del 2005. Il più vecchio dovrebbe essere proprio Halo 1, che ho letto da Wikipedia, data di pubblicazione in Europa 14 marzo 2002. In America è uscita il 15 novembre 2001. Ma ho roba più vecchia in giro. Ho la Super Nintendo. Mia cugina ha trovato una Super Nintendo. Appena posso, trovo i cavi, ragazzi, ci faccio un gameplay. Ciao a tutti, ragazzi. E al prossimo video. Vlog. Vlog. Questa cagata è una roba.